Al centro sportivo Villalba Ocres Moca è andata in scena la terza finale consecutiva tra Nuova Tor Tre Teste e Vigor per Conti. Il team allenato da Emiliano Corsi si è laureato campione regionale al termine di una gara equilibrata, ma influenzata nel finale dalle eccezionali condizioni meteorologiche. Sono serviti tempi supplementari per decretare la vincitrice della categoria allievi d'élite. Quando in molti pensavano già ai calci di rigore, la zampata vincente di Pansera ha regalato il titolo alla Nuova Tor Tre Teste. La formazione di Corsi rompe il ghiaccio al quarto d'ora con Capraro che manca la deviazione in area. Al trentesimo la Vigor per Conti si affaccia dalle parti di Santilli con il tiro fuori misura di Oi. 10 minuti più tardi l'intervento aereo di Gambioli non va a bersaglio. Reti bianche e perfetto equilibrio al termine dei primi 40 minuti di gioco. In avvio di ripresa Berardi è protagonista di un'azione solitaria travolgente, ma Tamfo smorza il tiro del numero 5 che si spegne tra le braccia di Casagrande. Al 15esimo Tor Tre Teste di nuovo pericolosa, Marino imbecca Stampete che di testa costringe Casagrande a rifugiarsi in corner. La Vigor per Conti risponde con il calcio piazzato di Oi. Conclusione rallentata dalla barriera, Gambioli si fionda sul pallone, ma il signor Verdecchia di Roma 2 ravvisa un fallo dello stesso numero 9 blaugrana ai danni di Santilli. La gara non si sblocca e la punizione fuori di poco di Marras è l'ultimo sussulto del match. Al termine degli 80 minuti regolamentari, Tor Tre Teste e Vigor per Conti sono ancora sullo 0-0. Il primo tempo supplementare scorre via senza particolari emozioni, da registrare solo il tiro da fuori area di Galardi con Santilli che blocca a terra. Nel secondo supplementare, invece, si decide la gara. La conclusione alta di Marras è il preludio al gol della Nuova Tor Tre Teste. A 60 secondi dai rigori, Marras spinge in avanti i suoi. La palla schizza tra i piedi di Stampete. Ciufferi si oppone alla conclusione dell'avversario. La sfera giunge al neoentrato Pansera che all'altezza del secondo palo mette dentro a pochi passi dalla porta. Esplode incontenibile la gioia della Nuova Tor Tre Teste, mentre la disperazione assale una incredula Vigor per Conti. Il gol di Pansera permette a Mister Corsi di conquistare il secondo titolo consecutivo di categoria, il quarto nella storia del club. La pioggia cela le lacrime amare della Vigor per Conti e fa risaltare quelle di felicità della Nuova Tor Tre Teste.